ecco, sostenibilità e ambiente, due punti in comune appunto con WISP, che sono anche alla base di questo vostro rapporto decennale. Sì, esatto, anch'io ringrazio, saluto tutti e ringrazio il presidente di WISP nazionale Tiziano Pesce per questa sempre fattiva collaborazione che ci vede appunto impegnati nel trovare le soluzioni più idonee e più innovative per garantire che i materiali di cui abbiamo a disposizione attraverso i prodotti che utilizziamo tutti i giorni possano essere riutilizzati in momenti successivi. L'obiettivo dell'economia circolare è proprio questo, evitare di attaccare il pianeta andando a estrarre risorse e nuove materie prime e quindi trovare una formula per poter far sì che ciò che abbiamo già a disposizione estenda la sua naturale utilità. Abbiamo voluto iniziare così questa nuova stagione di Cavalli On Live 2023 con Fabrizio Forsoni, ricordando Federico Dossena, il direttore generale di Ecopneus, che ci ha lasciato ad agosto. E qui eravamo l'anno scorso insieme a Verona, Fiera Cavalli, dove ha raccontato il rapporto tra WISP ed Ecopneus e ci ha fatto ricordare insomma della forza e dell'impegno proprio nel portare avanti i concetti di sostenibilità e benessere animale. Sì, appunto, un ricordo a Federico che con grande impegno ha affrontato questa nostra causa nel far sì del benessere animale. Ecco. Noi appunto dedichiamo questa stagione a lui e partiamo proprio su, intanto presentandoti e dandoti il ben trovato, ci risiamo anche quest'anno insieme. Ci risiamo, ben trovata, ben trovati a tutti. Fabrizio Forsoni, il presidente regionale WISP Umbria e il nostro esperto di equitazione. Dopo queste presentazioni possiamo raccontare a chi ci ascolta questa collaborazione, partiamo così, questa collaborazione appunto WISP ed Ecopneus per il benessere animale, che sarà, ricordiamolo, in queste 5 puntate che ci accompagneranno, sempre comunque un po' il punto focale, no? Di quello che andremo a raccontare. Sì, appunto, riprendiamo qua per questa edizione il nostro discorso, una collaborazione che è iniziata con uno studio della gomma su uno studio umano. E noi WISP, ente di promozione sportiva, diciamo così, abbiamo un po' le tante risorse nello sport e questa collaborazione è iniziata con una sperimentazione appunto nel nostro settore dell'atletica e quindi un viaggio, da lì possiamo un viaggio, dire. Esatto, proprio un viaggio che ci mandano dalla regia che racconta e ci spiega ancora, ecco, meglio, esatto. Questa è proprio che ci spiega proprio benissimo qual è stato il nostro percorso, come vedete dalla parte, diciamo così, più scura, il pneumatico che vengono utilizzati con i mezzi, trasformato, viene messo in maniera naturale, per poi quindi da lì le pavimentazioni e ambienti anche esterni, outdoor, e da qua poi vediamo la parte rossa, ben si vede, i nostri campi di equitazione. Appunto, dicevo, da uno studio iniziato sull'umano e da lì l'idea di provare lo stesso studio su quello che era l'apparato osseo-articolare dell'animale, in questo caso del cavallo. E da lì è partito questo viaggio anche con l'equitazione. In un primo momento abbiamo fatto varie ricerche, vari studi, e avevamo visto che su uno studio svizzero con delle piastre in gomma posate sui paddock, in dei bovini però, non sui cavalli, i bovini non se ne volevano andare da lì perché stavano bene, e quindi da lì abbiamo detto proviamo a quello che è riqualificare una pavimentazione di una scuderia, pavimentazione e box outdoor dove appunto l'equide va a mangiare. Quindi Fabrizio, c'è stato questo passaggio, come è venuto questo passaggio, sì, appunto, dai box ai campi? Una volta terminata la sperimentazione, che è stata quella della pavimentazione in box, è stata quella di portiamo lo studio sull'apparato osseo-articolare dell'animale, in questo caso l'equide, con un campo. E quindi ancora non sapevamo bene come fosse, voi sapete tutti che comunque i campi di equitazione sono o in sabbia o in erba, quindi non sapevamo qual era la soluzione giusta. E quindi abbiamo iniziato una sperimentazione con una percentuale di gomma riciclata e sabbia, fino ad arrivare poi a una soluzione. Nel frattempo siamo stati con Giorgio Pisano e con la dottoressa Patrizia Minocchi di Sport Europa per WISP, siamo andati a Nantes a visitare un campo che già esisteva, un campo in gomma riciclata.
In questo caso però era indoor, il nostro obiettivo era outdoor. Outdoor, quindi esatto, all'esterno. Sì. A Nantes, perché il consorzio francese del recupero dei pneumatici aveva già realizzato uno studio, ma il nostro studio è totalmente diverso, perché quello era proprio totalmente miscelato a sabbia e, ripeto, indoor. L'obiettivo era quello di farlo in gomma riciclata. Outdoor. E quindi dove siete arrivati? Dove avete messo il primo piede è stato messo a Todi, in un centro ippico a Todi, e da lì è partita la sperimentazione. Ora lo vediamo insieme anche, ecco qui. Ecco, appunto. Ci siamo catapultati. Esatto, qua questo che vediamo era il campo iniziale, totalmente in sabbia, e qui è iniziata, come possiamo vedere dal fondo, questa sperimentazione. Queste appunto sono le pavimentazioni dei box della scuderia che abbiamo realizzato per prima. Ecco, appunto, questo è il primo campo come l'abbiamo trovato allo stato attuale, diciamo così, un po' come in natura, no? Ecco, qua c'è un'immagine del cavallo in natura, un po' un campo in natura. E qui, per arrivare poi a quello che era, diciamo così, nel percorso, nell'escursus degli anni, il centro ippico Happy Horse di Orvieto, dove è stato messo il nostro campo in gomma riciclata e dove continua la nostra sperimentazione, come ecco qua. Questo è proprio. Si poteva insomma toccare polverino con mano, e già si avvertiva già così la differenza. Assolutamente, insomma, sì, assolutamente. Perché parliamo, sì, di un materiale totalmente differente. Per arrivare a questo risultato, non è che siamo arrivati messo il campo, sono state fatte dei test, abbiamo coinvolto tutta la parte scientifica con delle sperimentazioni proprio scientifiche in collaborazione con l'Università di Perugia, con il professor Porcello, il professor Rueca, il professor Pepe, tutti i professori che poi... C'è una grande squadra. Questa collaborazione Whisky coinvolge tantissimi attori che poi incontreremo nel corso di queste puntate, che ci racconteranno anche loro. Assolutamente sì, è stato proprio un lavoro di squadra e uno studio. Certo. Uno studio che tuttora sta andando avanti, perché comunque uno studio, una relazione poi scientifica non ci possiamo presentare e non ci potevamo presentare al mondo senza un esperimento scientifico testato sul campo, testato dalla scienza e dall'umano e dai cavalieri. Esattamente, reali. Anche perché ricordiamo che, esatto, l'esito positivo poi di questi test è sempre incentrato poi sul discorso che il benessere del cavallo e del cavaliere, quindi tutto ciò è finalizzato a questo obiettivo, giusto? Questo è l'obiettivo fondamentale. È l'obiettivo principale, perché se si perde o avevamo perso di vista questo obiettivo, l'esperimento e la sperimentazione non sarebbe andata a buon fine. All'interno comunque del progetto tanti esperti del settore, abbiamo visto l'Università di Perugia, hanno preso parte, hanno condiviso insomma quelli che sono i valori del progetto. Beh, senza ombra di dubbio ha suscitato molto interesse, perché comunque è una cosa innovativa, un'innovazione del genere così fatta, così strutturata non si era mai vista, quindi ha suscitato molto interesse soprattutto nella comunicazione, in quello che sono le testate giornalistiche di settore. E quindi ecco, da lì in punta di piedi, perché sai, le cose nuove un po', no, sono sempre... Certo, un attimo ti destabilizzano, però poi dopo ha avuto... Una volta scoperto il valore. Esatto, una volta scoperto il valore, a pieno titolo si sono precipitati con noi anche, cito una, Cavallo Magazine, no? Esatto. Con l'allora direttrice... Diana Aires, ci racconta anche, poi lo commentiamo insieme in questo video, appunto, quello che Cavallo Magazine ha raccontato proprio del progetto. Mi sono fatta l'idea, dopo aver assistito al congresso organizzato da WISP, che avere una nuova e rinata attenzione per il riciclo, per l'ambiente, per i cavalli e per il benessere sia un elemento fondamentale nel mondo del cavallo. Quindi ben vengano tutti gli studi di Ecopneus dell'Università di Perugia, dei professori che sono intervenuti e hanno parlato dei loro dati, perché stiamo parlando di studi che portano verso un futuro migliore per il mondo del cavallo. Un progetto che è stato raccontato nel corso delle 5 edizioni di Cavalli on Live proprio a Fiera Cavalli, quindi la comunicazione insomma in questi anni, un progetto che ha attirato anche la nostra attenzione, come dell'ambiente. Raccontato e in Fiera Cavalli dimostrato, esattamente, in 5 anni dimostrato, andando lì con i campi, ogni anno con il campo in base all'evoluzione che la sperimentazione ha portato, insomma, ecco, fino all'ultimo anno 2022. Dal 2017 al 2022 noi siamo stati presenti
dimostrando proprio con un campo in loco e facendolo testare i cavalieri e portando noi anche i nostri trofei di attività. Quindi Fiera Cavalli è stata testimone proprio di questo viaggio, esatto, e questa evoluzione di questo progetto fondato, come abbiamo detto, ricordiamo, su sostenibilità, su benessere del cavallo e del cavaliere. Esatto, perfetto. Che è il motore trainante di queste puntate. E siamo giunti alla fine di questa prima puntata che vi ricordiamo. Queste le prossime sono visibili sui canali social Facebook di Fiera Cavalli e WISP e anche sui canali YouTube. E noi siamo pronti per guidarvi in questo percorso, in questa edizione di Cavalli On Live 2023. Con al mio fianco sempre Fabrizio, ci saranno tante sorprese, ma noi tantissime, come al solito ma non ve le svegliamo perché nulla. Come sempre no. Non anticipiamo nulla, certo. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie Fabrizio per essere grazie stato a te. Al mio fianco. Grazie a voi. E grazie a voi.